Oh bro, ma allora? La sceneggiatura del nuovo grande film del mio bro Shakespeare, no? Bene, bene, è quasi finita, sto proprio finendo le ultime scene, sto alla seconda stesura, tutto a posto. Muoio, è più di un anno che c'è stato, però va bene, perché poi questa cosa di Shakespeare in Rome, che mi piace proprio il titolo, perché ricorda Shakespeare in Love, capito? Proprio questa cosa che Shakespeare in Love, ricorda proprio Shakespeare in Love, l'amore. L'amore. L'amore mi dice. L'amore. Punto. Già lo so dove arrivare. Allora, cosa mi vuoi raccontare? Cosa vuoi raccontare al tuo caro bro? Lo so. Vuoi sapere come sta andando con Francesca? Esattamente. Ma guarda, siamo in un momento un po' così, perché non lo so, sai che c'è? Cioè, siamo su due livelli diversi. Perché lei è una tipa così, lei è una tipa che vive il presente, vive l'attimo, vive il presente. Eppure tu mi hai detto sempre, no? Ma vivi della questa cosa, sì. Me l'hai detta. Solo che io col presente ho dei problemi. Io proprio non. Cioè tu mi dici, che ne so, il passato remoto, il passato prossimo, sono preparatissimo. Il futuro anteriore, cioè. Il presente proprio mi rimane qui. Però ci ho provato, tu lo sai, te l'ho detto, io ci ho provato, sì. Per un periodo siamo usciti insieme, ho detto voglio vivermela questa storia nel presente. E quanto sei durato a resistere? 2 e mezza. E te pare. Vabbè, però è un record, eh? Certo. Comunque vabbè, le cose non vanno tanto così, perché lo sai, io sono preso, io sono molto. Poi io mi innamoro, lo sai, perché io certe cose se non mi innamoro non le faccio. Tu te innamori sempre, devi campare, normale, devi lasciare andare le cose. Ma tu mi conosci, no? Se io non mi innamoro, certe cose non le faccio. Ma quanto tempo ci vuole, scusa? 377. Innamorato tutte 377 le volte, eh? Mi pare normale. Sì, però comunque vabbè. Devi sempre innamorare. Vabbè, comunque sai che c'è? Che adesso io mi sono stufato, perché io comincio a sentire l'orologio biologico. Io non ce la faccio più. Cioè io sento pure questo desiderio forte di paternità. È chiaro. Perché il desiderio di paternità per me è forte. Io non resisto, capisci? Per cui gliel'ho pure detto, gliel'ho detto a Francesca, gli ho detto guarda, se dovesse capitare un figlio, io me lo tengo, io non voglio niente da te. Perché sei una persona bravo, onesto, bravo, sei onesto. Ragazzo padre, per me non ci sarebbe nessun problema. Bravo. Ci sono tanti ragazzi. Uno meno, certo, non è che stiamo a fare. Anche perché poi le donne via se ne vanno, se ne fregano. Ma proprio se le donne che se ne fregano, se ne vanno. Ma invece te piuttosto com'è andata, dimmi. Com'è andata? La crisi, sempre crisi, totale crisi. Con tua moglie, eh? Con mia moglie, totale crisi. Che è successo? A un certo punto. Mi ho presunto, perché io ne sono sicuro, anche se presumo, però ne sono sicuro, sì. Però presumo che lei mi abbia messo le corna spontaneamente, anche se involontariamente. Scusami, mi permetti? No, ci sta, ci sta tutta. E quindi che ho fatto? Che hai fatto? La cacciata via. Cacciata via. Bravo, bravo. Hai fatto bene. Casa è sempre la sua, te voglio ricordare. Però. Vabbè, che vuol dire? Che ti frega? Si caccia via. Perché la donna quando fa queste cose, perché se sa, le donne sono tutte porche, abbiamo detto. Abbiamo detto. Però si sa, questa è l'ottava, quindi si sa, la donna è porca. Esattamente. E quindi l'hai cacciata via. L'ho cacciata via. Non mi capisci. Vabbè, io l'ho cacciata via di casa. E sono andato in crisi mistica. Sono andato in crisi mistica. Quindi ti sei messo a fare yoga? Ma che te yoga? No, c'è un'amica mia che mi ha chiamato, che lei sta fuori, non è che sta proprio qua, ma sta fuori. E allora lei mi ha chiamato, cioè, perché non vieni qua? Perché magari tu riesci a capire. Cambiare, capisci, rifletti, esatto, pensi alla tua vita, esatto, pensi alle cose, esattamente. Cioè, e quindi sei andato a casa della tua amica? Sono andato a casa della mia amica, tranquillo, sereno. Non è successo niente. Avete dormito? Tu hai dormito? E abbiamo dormito. Tu dove? Sul divano. E lei? Nel letto. Mangiamo in un locale, amico tuo. E andiamo a letto. Andiamo. Ok, sono cose che capitano. Comunque, che faceva mia moglie? Mi chiamava. Tu stai a far porco. Altro che amica tua. Tu stai a far porco. E tu? E che io dicevo? Io dicevo, ma no, ma sto in buone mani. Non devi pensare male. Stai serena. Non è come pensi te, dicevo io. Non è come pensi te. Giusto. Che cavolo.
E quindi non è successo niente tra te e l'amica tua, no? Allo straniero. Ah, ecco. Tiè. Fatellino. Grazie. Sempre al solito. Era mio.